Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Buonasera a tutti, siamo al Circo Massimo con Riccardo Fraccaro, nostro portavoce alla Camera dei Deputati. Riccardo, approfittiamo di questo evento per porti alcune domande. Approfittiamo. Allora, innanzitutto volevamo chiederti, dopo circa un anno e mezzo di legislatura, quali sono i risultati più rilevanti raggiunti grazie al lavoro del Movimento 5 Stelle? Abbiamo ottenuto molti risultati, abbiamo fatto passare molti emendamenti del Movimento 5 Stelle. Ricordo a tutti che le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica al 65% è merito del Movimento 5 Stelle, la compensazione cartelle esattoriali e debiti con il fisco è una norma del Movimento 5 Stelle. Il fatto che oggi se qualcuno si trasferisce all'estero, un'azienda che ha preso fondi statali si trasferisce all'estero, se ne va dall'Italia, deve restituire tutte le agevolazioni che ha preso negli ultimi 3 anni, è norma del Movimento 5 Stelle, gli affitti d'oro, 32 milioni di euro risparmiati in un solo anno di affitti d'oro, solo a livello nazionale, ma a livello locale ne abbiamo a Barletta 80.000 euro in un anno, in un piccolo comune, grazie a un emendamento a livello nazionale. Ne abbiamo provati tanti e tutti e quasi tutti attraverso il ricatto, cioè è brutto dirlo, ma il nostro lavoro è veramente un lavoro gravoso, perché per far passare un emendamento dobbiamo usare l'ostruzionismo, stancarli e portarli a dirci appunto cosa volete in cambio di farci andare a casa. Capisci che questo è uno scontro tra delle forze politiche che non vogliono saperla di fare il bene dei cittadini, semplicemente perché è il bene dei cittadini, ma solamente dietro ricatto. Questo è il lavoro che noi svolgiamo oggi, è una battaglia per ottenere per noi sono dei piccoli risultati rispetto al progetto di Italia che abbiamo, ma anche l'opposizione li abbiamo ottenuti e soprattutto li abbiamo ottenuti mantenendo quello che è la caratteristica più importante per me, che è la coerenza. Noi siamo quelli che eravamo 5 anni fa, con i soliti problemi di 5 anni fa, il leader, non avete un leader, come fate, l'organizzazione, poi riusciamo a organizzare un evento senza organizzazione che se lo sogna qualunque altra forza politica oggi, perché l'avete visto, l'avete vissuto, con disorganizzati come ci descrivevano, però siamo quelli lì, non siamo cambiati, siamo sempre le stesse persone, 2 mandati, sempre le stesse regole, non le abbiamo cambiate in corso per venire incontro alle nostre esigenze, perché sono regole che vanno a beneficio della collettività. Il conflitto di interessi l'abbiamo portata all'attenzione di questa legislatura e andrà in aula grazie al Movimento 5 Stelle, perché ad agosto abbiamo fatto ostruzionismo minacciandoli di stare lì anche a Ferragosto e abbiamo ottenuto la calendarizzazione in aula del conflitto di interessi. Adesso stanno cercando di ritardarlo ancora e noi faremo altro ostruzionismo. È difficile, questo sicuramente è faticoso per noi, però noi sapevamo quello a cui andavamo incontro e siamo disposti a dare ancora più tempo agli italiani per comprendere il nostro lavoro. Obiettivi per il futuro? Un po' anticipato, no? Quello di continuare questa battaglia senza snaturarci. Adesso abbiamo delle emergenze, che sono le emergenze occupazionali, ma non tanto occupazionali, cioè persone che non hanno il reddito, che non hanno di che sopravvivere. Questa è l'emergenza prioritaria. E allora vogliamo arrivare a un punto di ostruzionismo tale da costringerci a dire cosa volete e noi grideremo in aula reddito di cittadinanza. Non smetteremo finché non otterremo il reddito di cittadinanza. E sarebbe bello che quel giorno, come per la vicenda Rodotà, quando i cittadini pacificamente hanno occupato il Parlamento, hanno circondato il Parlamento, lo facessimo la stessa cosa per il reddito di cittadinanza, non più per una persona, che era comunque un simbolo, ma per un nostro diritto, perché è un diritto costituzionale, una vita dignitosa, e solo il reddito di cittadinanza ce lo può dare. Durante queste giornate, quali sono state le domande più frequenti che vi hanno posto i cittadini? Non hanno fatto molte domande, eh. Erano più continuate così, andate avanti, siamo con voi, infatti è bello per quello, perché era un incitamento, non era una domanda, era un incitamento la cosa più frequente. Questa è la cosa più bella. Di solito ti aspetti dopo un anno e mezzo di parlamentari ti tirano i sassi, no? I cittadini, invece a noi ci abbracciano ancora. Quindi
Un bel risultato. Veramente un bel risultato. No, Riccardo, volevamo chiederti anche, dopo il Circo Massimo, pensi che la strategia di comunicazione possa essere rivista in qualche modo? Più eventi di questo genere, più info point, più agorà o anche più televisione? No, ma va bene tutto, può andare bene tutto per parlare con la gente. Io ho un'idea diversa, cioè per me recuperare la sovranità si ottiene in un solo modo. Riabituandoci alla democrazia, per ottenere i nostri diritti quando vengono calpestati, storicamente abbiamo avuto solo un modo, mobilitarsi. Se noi impariamo in un piccolo comune, impariamo che per ottenere dal sindaco, per imporre al sindaco di non fare un piano regolatore per i suoi amici, ma per la collettività, l'unico modo è andare in consiglio comunale e costringerlo a fare quelle cose lì. Dobbiamo alzarci dai divani tutti quanti, quindi forse l'unico modo è ancora andare casa per casa a chiamare i concittadini e andare in consiglio comunale. Finché non ci alzeremo tutti e andremo in quel cazzo di consiglio comunale, non cambieremo questo paese. Cioè dobbiamo riabituarci a far valere i nostri diritti. E quindi probabilmente per ottenere di cittadinanza, che è la cosa più importante in questo momento, dovremmo veramente alzarci e mobilitarci tutti e anche fermare questo paese se è necessario, perché non possiamo far morire i nostri fratelli, le nostre sorelle perché una banchiere ce lo dice dall'estero, non nominato da nessuno perché non l'abbiamo eletto noi. Questo è quanto. Quindi la strategia di comunicazione può essere qualsiasi. Io non sono un esperto di comunicazione, mi affido anche più esperto di me in questo. Magari con TV locali, private, con video così, forse riusciamo a bypassare il sistema. Però io vedo che abbiamo avuto migliaia di persone qui oggi e non siamo andati in TV a pubblicizzare questo evento. Quindi forse non serve. Con quali azioni pensi che possa tornare a crescere il consenso attorno al Movimento 5 Stelle? Non sono azioni nostre, forse sono più azioni vostre. Noi dobbiamo fare solo il nostro lavoro per cui ci pagate, quello di fare bene l'attività di parlamentare e rimanere onesti. Poi le cose vengono da sé, i cittadini fanno... Vedete, da sempre, io non ho tanti anni, ho 33 anni, però ho visto che la cosa più importante è sempre stata, anche nell'esperienza con i miei genitori, l'esempio. Tu quando hai un figlio... Cioè, puoi anche dirgli di comportarsi bene, ma se tu genitore non ti comporti bene, il figlio non seguirà le tue parole, seguirà il tuo modello. E allora i parlamentari stanno cercando di fare la stessa cosa. Non è tanto dire noi siamo onesti, ma veramente esserlo. Se noi lo rimarremo, probabilmente il consenso aumenterà autonomamente. Un'ultima domanda, Riccardo. Lavoro, sanità e scuola, tre emergenze per un'Italia che vuole ripartire. Quali sono le proposte del Movimento 5 Stelle? Noi abbiamo presentato moltissimi disegni di legge, proposte di legge. In questo momento noi abbiamo un filone, ci sono dei diritti come il diritto alla salute che è scritto nella Costituzione e il diritto all'istruzione è scritto nella nostra Costituzione e siamo da sempre per un'istruzione e una sanità pubblica. Oggi abbiamo la sanità che non funziona e quindi ti rimandano alla sanità privata, magari convenzionata, e devi ripagare. Paghi le tasse, il 50% di tasse, e poi devi ripagarle quando ti danno il servizio. Io sono sempre stato molto favorevole a un sistema svizzero sulle tasse, sulle tassazioni, su qualsiasi cosa. In Svizzera succede così, essendoci il referendum senza quorum, se tu anche sul sistema finanziario, se tu metti una tassa a Stato, che è una tassa anche sulla sanità, mi devi dire perché la metti, per quale servizio, che può essere la scuola, che può essere l'istruzione, ma se per me quel servizio non è essenziale io te la boccio, non me lo dai, ma me lo devi spiegare, perché il cittadino, se gli dai un servizio che funziona, ti accetta la tassa, perché ha qualcosa in cambio. Potrei anche dare tutti i miei soldi allo Stato se avessi dei servizi efficienti che mi permettono di vivere, no? In un mondo ideale. È in Svizzera, che è lo Stato in cui i cittadini sono più contenti dei propri rappresentanti, è lo Stato in cui c'è il referendum sul sistema finanziario. Io Stato ti metto una tassa e il cittadino ti dice no, non la voglio perché non è un servizio che accetto per cui pagare tasse. Funziona così. Nel momento in cui non mi dai più servizi che mi hai garantito, io la tassa non te la pago più, piuttosto me la vado dal privato autonomamente a pagarmela, perché devo pagarla due volte? Quindi è una questione di sovranità sempre popolare, no? Cioè, lo Stato deve sapere che se fa una legge sbagliata, il popolo la può in qualche modo bloccare o eliminare.
o addirittura il popolo può imporre allo Stato una legge che il popolo, che lo Stato non vuole, che il rappresentante politico in quel momento non vuole applicare. È una rivoluzione, ma che però fuori da questo mondo esiste, nei paesi che, dove stanno meglio, sono più ricchi tra l'altro. Quindi non stiamo inventando niente, stiamo solo guardando nel mondo quali sono le soluzioni più efficienti per vivere meglio e più felici. Tra l'altro c'è una ricerca che ha dimostrato dove ci sono gli stati che hanno più democrazia diretta, sono anche gli stati in cui, c'è una ricerca condotta da esperti, scienziati politici, sono i paesi in cui sono anche più felici i cittadini. Ed è stato bellissimo perché finalmente abbiamo messo vicino il livello economico, il livello di democrazia e il livello di felicità. E non è mai successo. Da quant'è che non sentiamo parlare i politici italiani di felicità? Non interessa più a nessuno la felicità. Non serve più. No, io non. E che però dovrebbe essere il primo articolo della Costituzione, probabilmente. Il diritto alla felicità, no? Assolutamente d'accordo. Allora, ringraziamo Riccardo, è stato davvero molto molto disponibile e ti auguriamo un buon lavoro. Grazie ancora. A voi, grazie al settimo municipio. Grazie. Non siamo infatti.